E carissimi amici ed amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale ancora una volta, buona giornata, ancora una giornata molto bella, una giornata molto calda. E facciamo oggi una riflessione, un aggiornamento sulla scomparsa della piccola Cata. Vedete, io ho ricevuto pure qualche critica su questo atteggiamento che io ritengo insopportabile da parte di questa comunità peruviana, dei genitori che in effetti si pongono male, ma molto male, nei confronti delle istituzioni, nei confronti degli inquirenti. Un atteggiamento spocchioso, un atteggiamento come se dicesse: noi abbiamo i diritti, voi ci dovete giustizia. Noi vogliamo sapere, in linea generale, quello che sfugge non è la mancanza, diciamo, di solidarietà che noi abbiamo sempre dato a chiunque, insomma, alla disgrazia che gli rapiscono un figlio oppure qualsiasi cosa succeda. Ma quando succede, come dire, perché non si sa dove sbattere la testa, ma qui in questa vicenda c'è poco, ma veramente poco da girarci intorno. Una bambina che sparisce all'interno, e dico all'interno, di una struttura occupata abusivamente da peruviani, anche rumeni, in cui che era come un bunker, nessuno mai di estraneo se non con tanto di permesso, diciamo, di conoscenza per meglio dire, poteva entrare, sparisce questa bambina e loro si atteggiano a persone che dicono: noi non sappiamo cosa sia successo, lo vogliamo dalle istituzioni. E indicono anche le conferenze stampa, cioè oltre a nominare due avvocati, una serie di consulenti, che non si sa, insomma, se questi lavorano tutti gratuitamente, non si sa, insomma, come mai sembra che essi abbiano tutta questa disponibilità anche economica per avvalersi. E poi fanno le conferenze stampa, vedete, io non ho mai visto una cosa del genere. Loro indicono le conferenze stampa. E come fa un politico, come fa un dirigente d'azienda, come fa qualcuno molto importante per comunicare delle decisioni, come un portavoce del governo, non lo so, loro indicano le conferenze stampa. Ieri pomeriggio, che è andata quasi in diretta su ore 14, dove quasi in atteggiamento ossequioso Milo Infante, che diceva: aspettate, vediamo cosa sta dicendo. Tutti a pendere dalle labbra di questa mamma, o questa mamma Caterina, vediamo cosa dice, siamo vicino a lei, per carità, umanamente tutti siamo vicino a lei, però questo atteggiamento di loro che fanno le conferenze stampa. E cosa diceva quel poco che si è capito? Questa mamma Caterina diceva: abbiamo fornito tanti indizi alla procura, ma non ci hanno detto niente. Non ci hanno fatto sapere niente, cioè loro vogliono sapere le notizie. Dice: tante segnalazioni abbiamo dato, è possibile che non ci hanno fatto sapere niente? Allora la giornalista domanda: ma hanno visto anche nei palazzi qua vicino, vicino a voi? Lei dice: no, nei palazzi vicino, nemmeno questo hanno fatto. Non hanno perquisito i palazzi vicino. Però mia figlia l'hanno portata via da via Monteverdi, dove non ci sono le telecamere, è uscita da lì. Poi dice: per me la soluzione la vedo lontanissima, perché non ci hanno fatto sapere nulla. Io ho diritto, io sono la mamma, ho diritto di sapere qualcosa di mia figlia. Ma com'è possibile? Certamente un diritto.
ma è avvenuto questo rapimento all'interno di quell'ex Hotel Astor, piantonato, occupato da questi gruppi. È da lì, all'interno lì, che devono parlare. Come fanno a volerlo dalle istituzioni, degli inquirenti, che già stanno facendo di più, secondo me, di quelle che è nelle loro possibilità? E lei dice: per me può essere una vendetta, può essere uno scambio di persona, può essere traffico di organi, tutto. Ma noi vogliamo risposte. Non possiamo fare che dopo aspettare 20 anni come con Denise Pipitone. Ora, vedete, mi è sembrato anche qui poco riguardoso fare un paragone con la scomparsa di Denise Pipitone, perché è tutt'altra storia lì. Lì è tutt'altra storia. Non si fa, loro non sanno di cosa stanno parlando. Denise Pipitone è chiaramente, diciamo, un rapimento che nasce all'interno di un'alchimia familiare, di rancore, di qualcosa che nasce in quel contesto là, con ambienti legati alla mafia, insomma, per cui poi, una volta rapita, la bambina non si è mai saputo più che fine abbia fatto, però il contesto è del tutto diverso e i dubbi sono del tutto diversi, anche perché comunque in quel caso lì la bambina è stata rapita comunque per strada, quindi i dubbi ci sono anche in altre direzioni, perché il rapimento è avvenuto comunque per strada, una strada pubblica dove teoricamente sarebbe potuto passare anche il predatore sconosciuto. In questo caso no, in questo caso la bambina è stata presa all'interno, e questa è la grande differenza. Quindi dovrebbero provare a chiedere meglio al fratello Abel, a lui dovrebbero provare a chiedere. E quando hanno chiesto perché tuo fratello non sorvegliava, lei dice no, lui stava facendo addormentare il figlio. E stava facendo addormentare il figlio mentre io ero rimasto, che Abel aveva detto, io mi ero distratto un momento perché stavo cambiando il pannolino. Ora quel cambio del pannolino è diventato, stavo facendo addormentare il figlio. Quindi un'assenza magari protratta per più tempo. Quindi qualcosa veramente di strano, proprio che perfino l'Abruzzone, che è sempre schierata in maniera anomala, finalmente sembra che si svegli su questo caso qui. E Bacchetta, la mamma, che diciamo ha questo atteggiamento provocatorio, e dice anche lei che le istituzioni stanno facendo già tanto e che non si può dire voglio una risposta se non contribuiscono a darla loro questa risposta. Se c'è uno sbaglio delle istituzioni è stato quello di tollerare questa bolla di illegalità dal primo momento. Lì hanno sbagliato quando hanno tollerato l'occupazione abusiva, hanno tollerato il racket degli affitti, lo spaccio di droga, la ricettazione che si svolgeva in questo ambiente. Questo è lo sbaglio che magari hanno fatto le istituzioni, non che adesso voi volete solidarietà dalle istituzioni e che gli inquirenti non fanno bene il loro dovere. Vi dovreste vergognare, questo volevo dire. Emilio Infante, con quel suo atteggiamento quasi ossequioso verso questa mamma, che dice è buono che oggi mamma Caterina abbia aperto a tutte le possibilità. Ma quale apertura di possibilità? La possibilità è quella di dire essi la verità. Provassero a domandare meglio agli zii Abel e a Miguel.
tutto questo in una conferenza stampa. Tanti giornalisti, le telecamere, lei tutta bella preparata, così, uno stuolo di giornalisti che si contendevano le parole di questa donna, di questa ragazza. E lei che si sentiva forse, ecco, protagonista quasi di una fiction. Quante telecamere che c'erano. Ma io a volte penso, ma chi li protegge a queste persone? Lavorano tutti gratuitamente per loro? Avvocati, consulenti. Dove prendono i soldi? Comunque, proprio per concludere, queste persone fanno di tutto pur di togliere il dubbio da se stessi. La comunità peruviana non c'entra, il fratello non c'entra. Forse c'entrano i rumeni, quei cattivoni dei rumeni che stavano lì. Forse c'entra Lidia. Lei mi deve aiutare perché forse i rumeni hanno fatto qualcosa. Poi non emerge niente sui rumeni. Allora, ieri è stata buttata un'altra frecciatina. Forse è qualche abitante dei palazzi di fronte. Lei dice, c'era una persona che io vedevo che guardava sempre, si affacciava dalla finestra e stava sempre dietro la finestra e guardava dentro. Forse bisogna indagare su questa persona che si affacciava e guardava dentro. Forse osservava i bambini. Forse ha messo occhio sui bambini. Mi sembra qualcosa di assurdo. C'è una persona che magari, non so, sarà pure invalida, che sta seduta alla finestra e che guardava i bambini dentro. E poi cosa sarebbe accaduto? Che un giorno scende, così, entra, senza essere conosciuto, entra e si porta via la bambina come? Sapendo tutta la via di fuga particolare, a scavalcare il muretto, entrare per un garage, uscire per via, per quella strada lì, senza telecamere? Cioè il personaggio che guardava dalla finestra sapeva tutti questi meandri, tutti questi meccanismi? È un modo, secondo me, per sviare. Sempre così. Poi dice, abbiamo dato degli indizi, abbiamo dato delle piste perché noi abbiamo indagato per conto nostro. Ecco, addirittura noi abbiamo indagato per conto nostro. Allora fanno indagini per conto loro, fanno le conferenze stampa, si prendono gli avvocati, i consulenti, fanno tutto loro. Faranno magari fra poco la chiusura delle indagini stesso loro. Quindi noi vorremmo sapere veramente la verità. Però la verità sta in loro stessi e finché ci sarà questa forma di deferenza, di acquiescenza anche di una parte dell'informazione, non va bene. Bisognerebbe mettere alle strette queste persone qua. Perché al loro interno ci sta il segreto della sparizione della bambina. La bambina non poteva mai uscire di lì se non attraverso quella strada così contorta. E quella strada contorta la conosceva soltanto chi abitava là dentro, chi aveva fatto il piano. Poi non si sa se è una vendetta, se è un ricatto. Se è per questione di droga, questo ce lo dovrebbero dire più loro. Vedremo, speriamo che ci siano sempre delle novità. Per il momento questo è quanto. Grazie amici miei, condividete il video, buona giornata e un abbraccio a tutti quanti voi.